Ciao a tutti, oggi affronteremo una delle aree psicoattitudinali del test e precisamente il ragionamento verbale, vedendo alcuni esempi e le loro soluzioni. Innanzitutto il primo suggerimento è quello di leggere prima la domanda e poi andare a vedere il testo in modo da leggere il testo in maniera già focalizzata alla ricerca della risposta al nostro quesito. Il secondo suggerimento è quello di stare attenti alle due grandi categorie di quesiti del ragionamento verbale. I primi sono dei quesiti per così dire espliciti, ossia per esempio quando ci domandano di trovare all'interno del testo una precisa definizione, oppure quesiti più generali, ossia quando per esempio ci viene domandato di estrapolare il significato generale del testo. La risposta a questa domanda invece si può ricavare interpretando una parte specifica del brano considerato. Infatti la tematica si identifica a partire dal fatto che i ricercatori avevano condotto uno studio al fine di scoprire quali norme sociali disciplinano le interazioni su Facebook, come si evince dalla seconda e dalla terza riga che vediamo sempre sottolineate in grassetto. In questo quesito ci viene chiesto di individuare lo stile del testo. In questo caso lo si può fare osservando alcuni termini chiave. Nel nostro specifico esempio capiamo che si tratta di una rivista scientifica dal fatto che nel brano noi troviamo numeri, termini scientifici e dal tono e dal linguaggio che viene utilizzato. Questo quesito è di nuovamente di tipologia più esplicita. Infatti ci viene chiesta la precisa definizione del perché il turismo è definito un prezioso alleato. In questo caso, quindi, andremo a cercare nel testo dei termini molto precisi che andiamo a identificare nella seconda riga. Il quesito ci chiede di dare un titolo al brano e di nuovo siamo in un'area un po' più generale. Anche se in questo caso la risposta sarà per forza la prima, in quanto la seconda riporta un errore. Infatti si parla del 2013 e non del 2012. La terza invece parla di statistiche inutili. Invece il brano sostiene tutte le sue argomentazioni proprio a partire dalle statistiche. Ed infine la quarta contiene un errore, in quanto 606.000 incidenti non riguardano solo le donne, ma i lavoratori in generale. In questo quesito invece ci viene chiesto di individuare la formazione errata. In questo caso bisogna stare sempre attenti alla domanda nella domanda. Tutte le risposte infatti sono vere e solamente la seconda è errata, poiché non è vero che non è previsto nessun progetto in futuro, ma, come sottolineato in grassetto, è previsto un workshop programmato nel 2014.